Il Giappone è il paese più all'avanguardia nella robotica applicata all'ambiente sanitario. Esoscheletri, letti tuttofare, anche robot veri e propri che rivestono l'intero campo di attività qui coperto dagli OS. Ma nonostante il titolo provocatorio di questo video, l'infermieristica è un'attività umana e non è sostituibile dal digitale. Però l'evoluzione continua. Questa è ancora fantascienza, anche se per poco, una sonda infinitesimalmente piccola, in grado di percorrere i vasi scavando gli accumuli di colesterolo e piastrine. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei paesi occidentali e per la maggior parte originano da occlusioni di colesterolo su cui si incastrano le piastrine del sangue, come farebbero in un vaso lacerato, formando il corpo bianco. Questo blocca il flusso del sangue e da lì ischemia, infarto, ulcere vascolari. Questa sonda risolverebbe il problema. Si basa su una tecnologia già esistente, ovvero quella usata in sala operatoria per qualsiasi intervento in area del rachide. Un tempo per un'operazione al cuore o all'intestino bisognava per forza segare la cassa toracica. Oggi invece si usano queste sonde. La vera innovazione è la miniaturizzazione necessaria per farla passare all'interno dei vasi, senza ledere il tessuto del vaso stesso. E non è finita qui. Per questo video ho raccolto alcune delle più interessanti tecnologie che cambieranno la professione infermieristica nei prossimi anni. Questa mi fa un po' impressione. È una specie di interruttore per i neuroni del dolore. Si chiama neurostimolatore ATI, prodotto da Automatic Technologies. È un impianto permanente sottocute capace di bloccare l'attività dei recettori per vanilloidi. È il più efficace antidolorifico ed è elettronico. È tuttora in sperimentazione, ovviamente. Ha dimostrato ottimi risultati nel dare sollievo a chi soffre di emicranie lancinanti, a cui gli antidolorifici tradizionali non bastano. Il melanoma è un tipo di cancro, il più diffuso e mortale tumore alla pelle esistente. L'unico modo per diagnosticarlo con certezza, finora, è con una biopsia, ovvero un esame invasivo che lascia cicatrici. Mela Science ha sviluppato una tecnologia capace di fornire al dermatologo maggiori informazioni sulla malignità del cancro. È uno scanner ottico, il Mela Find, derivato da una tecnologia militare che scannerizza l'area e confronta il melanoma con dati ricavati da migliaia di tumori maligni. Questo fa da discriminante per capire se fare una biopsia oppure no. Se avete già fatto tirocinio, sapete che una delle prime mansioni che ci sono affidate è quella del glucostick, ovvero fare il test per capire i livelli di glucosio nel sangue dei pazienti diabetici. Il valore ottimale si aggira attorno a 100. Per fare questa operazione c'è il lettore, la cartina e l'ago a scatto. Il problema è che per tenere la situazione ben monitorata bisogna bucare molte volte al giorno. I diabetici hanno spesso la pelle dei polpastrelli piena di calli. In questo caso, dare una strizzatina al dito e magari bucare un po' di lato dovrebbe assicurare la riuscita dell'intervento e magari dare anche un meno dolore al paziente. Ma queste informazioni diventeranno finalmente inutili quando sarà introdotta in tutti gli ospedali la tecnologia di Ecotherapeutics, capace di leggere alcuni valori del sangue attraverso il derma, ovvero senza prelievo. Interessante è che se, come ho già detto prima, per i pazienti diabetici ci sono dei calli troppo grossi, questa tecnologia ha uno spazzolino che ruota e gratta via le cellule morte finché non riesce a leggere i valori. Concludo con una device indispensabile per gli infermieri. Questo è un toast a forma di defibrillatore. Il pane si scalda premendo le piastre. Ok, a parte gli scherzi, i commenti a questa immagine mi fanno morire.
In descrizione trovi i link alle fonti che ho utilizzato per questo video. Se vuoi aggiungere qualcosa oppure correggermi, puoi lasciarmi un commento qua sotto, oppure in descrizione trovi il link ai miei social. Se ti è piaciuto questo video e sei interessato ad altri video su questo genere, lasciami un like. Io sono Ciuffo e vado all'università.